Spedizione gratuita non si dice. Prima di tutto non è vero. E poi chi dice spedizione gratuita e vende prodotti che poi spedisce sta dicendo qualcosa che lo danneggia. Perché? Perché la spedizione non è mai gratuita. Non è che DHL o le Poste Italiane ti offrono la spedizione perché sei un negozio. Qualcuno quella spedizione la deve pagare. E chi la paga? Se sei tu a spedire, come negozio, come azienda, la paghi tu. E allora perché dire spedizione gratuita? Se noi diciamo spedizione gratuita, la mente della persona che cerca sempre scorciatoie di senso, si chiamano euristiche, penserà che quella spedizione è gratuita per tutti. Certo, poi se le persone ragionano, pensano, beh, qualcuno le dovrà pagare quella spedizione, ma poi non si rendono neanche conto di quanto costa, no, quella spedizione. È un po' come usare la carta di credito, le persone spendono di più perché non si rendono conto di quanto spendono. Quindi, spedizione gratuita è da evitare. Qui ho un esempio in inglese di un brand bellissimo, Tiffany, che sto analizzando per un mio libro, che descrive bene quello che fanno. Qui ti scrivono, grazie alla nostra complimentary shipping, alla nostra spedizione offerta da noi. Senti che bella differenza. La spedizione offerta da noi, prima di tutto il tono di voce di Tiffany in questo caso, molto elegante, e poi ribalta il valore, cioè in questo caso non è una spedizione gratuita, te lo offriamo noi, costa magari 15, 20 euro, 30 euro, ma te lo offriamo noi. E quindi è molto meglio dire ti offriamo noi la spedizione te la paghiamo noi, sono 15 euro di spedizione ma te li paghiamo noi. Fai vedere anche il costo di una spedizione. Perché? Perché aumenti il valore di quella spedizione. E tra l'altro le persone tenderanno ad accettare più di buon grado quando quella spedizione la pagano, ad esempio, no? Quindi se hai un minimo sotto i 50 euro, la spedizione di 15 euro la paghi tu, ribaltala, di sopra i 50 euro non spedizione gratuita, di sopra i 50 euro la spedizione di 15 euro te la paghiamo noi, o meglio te la offriamo noi. Ecco, questo è un messaggio molto più positivo, che tra l'altro fa capire alla persona che su 50 euro di spedizione una parte l'azienda la perde, quindi dà molto più valore all'azione dell'azienda. Questo è uno dei tanti errori che si fanno nella comunicazione aziendale di marketing, che però poi crea danni quando messa insieme a tutte le altre comunicazioni che non funzionano. Quindi seguimi su YouTube per vedere come comunicare meglio online, e poi ovviamente vai su contentuniversity.it per chiedere una consulenza sulla comunicazione online e in generale dell'azienda, il copywriting, lo storytelling e tutto quello che ti permetterà di posizionarti bene come brand nella mente delle persone.